Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 nuovamente su Ezio Paragon 4 con la nostra invasione del Giappone. E in questo episodio penso proprio che invaderemo il Giappone vero e proprio, il vero e proprio Giappone. E ho intenzione di fare anche qualche piccolo cambio nell'esercito da utilizzare, ovvero questo esercito va da 24 divisioni, visto che mi sono reso conto che alla fine 24 divisioni sono un buon numero, cioè sono lo stesso identico numero, però qua hanno lo stesso colore. Hanno lo stesso identico colore, ti metto allora il blu, a te adesso, ti metto blu, diventi blu, e ti sposti laggiù, tanto velocizziamo, velocità, oh, piano, 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 volevo andare a velocità 3 per un po', mentre De Gaulle sta continuando ad avanzare, no division assigned. Ok, De Gaulle. Gli diamo una linea di... Voglio che sia De Gaulle a venire in pratica. Avete capito perfettamente che sarà De Gaulle a invadere il Giappone, non queste divisioni qua. Cancellerei alla fine sto piano che non sa da fare. Qua ci sono 10 divisioni pronte. E queste 6 cosa posso fargli fare? Non mi dispiacerebbe fare invasione della Corea. Però no division. Non gli piace proprio che faccia un altro, vabbè. Fa lo stesso, allora vieni. Tu vieni qua. E invaderai il Giappone. De Gaulle lo portiamo qua. Ok. Penso che la prossima guerra sarà proprio con l'Unione Sovietica o il Regno Unito. Allora, il Regno Unito non abbiamo problemi. Adesso bisogna iniziare a guardare un po' anche avanti. Con il Regno Unito qua quanti supplies possiamo fare? 29. Inizierei magari a dare questo porto qua in previsione di una futura guerra. Tutto abbiamo finito anche le fabbriche, quindi. Livello 5, infrastrutture, vediamo come siamo messi. 6 di 10, 6 di 10. Ok, miglioriamo quelle al massimo, va. Ostprussen, dov'è Ostprussen? Ok, Ostprussen, miglioriamoti le infrastrutture e poi mettiamo altre fabbriche a produrre. Perfetto! Così che anche in caso di guerra con i russi lassù siamo messi bene. Allora il blu gli diamo l'ordine di arrivare qua. Oltretutto, se io taglio qua il mangiù, mi sa che questi qua rimangono senza supplies. Comunque vai, divertiti. Qua non vorrei invadere questi territori senza... 20 di 70, ok, continua a resistere i polacchi. Carrier focus o capital ship focus? Abbiamo investito tanto nel fare tutti gli aerei, eccetera, eccetera. A proposito di aerei. Stiamo producendo i naval bomber, naval bomber, carrier fighter, ok. Stiamo ricercando anche quelli nuovi, nuove armi, perfetto. Velocizziamo a 4, va. Voi vi state muovendo, De Gaulle sta arrivando. Magari De Gaulle fall back line, in modo tale che... Oh no, ho sbagliato. De Gaulle fall back line, gli diamo queste tre province che sono vicine. Beh, non me la fa fare, ok. In modo tale che si distribuiscano un po' in tre province, non stiano in tre. Non stiano in tre. Ok, poi dobbiamo iniziare anche a rivedere qua un po', abbiamo 50 divisioni belle paciute. Allora, 6 e 6, 12. Allora, mettiamo Operazione Ungheria che si chiamerà Operazione Rouge, potrebbe essere Operazione Rosso. Operazione Rouge. Allora, più... Oh, abbiamo 9 armi, comunque questo va qua dentro. I carri vanno tutti qua dentro, sono già 19.
gli diamo il colore rosso, visto che siamo operazione rouge. Gamelin. Siamo sicuri di voler dare Gamelin. Secondo me possiamo mettere Alphonse, però no, sa come questo. Lasciamola. Sono tutti trained. Per il momento gli diamo quelli, la fanteria la teniamo qua in riserva. Questi sono tutti abbastanza addestrati, regola. Volevo vedere anche l'esperienza delle mie divisioni. Questo, tutti questi sono regola perché hanno fatto una mazza nella loro vita. Qua c'è un bel po' di gente uber addestrata. Alfonso c'ha tutti regola. Nuove leve, abbiamo riciclato le armi, dobbiamo metterle in produzione. Questo è un boost pacifico alle nostre forze. Bene, la porta è andata. Allora, produzione di nuove armi. Let's go. Ok. Ne abbiamo altre? No, abbiamo solo più queste. Fanteria ne abbiamo, ok, ne abbiamo tutto, perfetto. Bisogno di nuovo needed un po' di petrolio. Needed gomma. Abbiamo bisogno di parecchie risorse. Ok, ci avviciniamo a Pechino intanto. Mentre Alphonse gli possiamo dire quantomeno di pushare questa zona qua. Industria concentrata, perfetto. Iniziamo con le riparazioni, va, perché ci serviranno. Nuove fabbriche militari. Cosa possiamo costruire? Più carri armati pesanti, che sono il nostro orgoglio, i carri armati pesanti. Anche che tanto non servono a nulla, però. Ad esempio, però, tutte queste cose da riparare. Andiamo in cima le nostre fabbriche. Ok, mancano sono passati 48 giorni. Qua continuiamo a fondare nuova esperienza navale a Bizef, ma sinceramente non vorrei sprecare l'esperienza, che è così preziosa l'esperienza navale, perché non abbiamo tantissima light cruiser. Abbiamo tutto il livello 2 ed è tutto datato, quindi appena ricerchiamo qualcosa di non datato. Peccato non poter invadere la Polonia adesso che sta per morire, però abbiamo parecchi Allora, ok, presto avrai l'ordine di far così. Ok, e ti metto anche a addestrarti. Dov'è già il tasto? Qua sono abbastanza addestrate. Visto che abbiamo comunque tonnellate di mezzi, possiamo tranquillamente. No, qua vogliono darmi no, passaggio. Non aggression pack con Liberia, vai a cagarti a Liberia. Ho bisogno di un po' più di esperienza aerea, ma non c'è nessuno da combattere, quindi. Ok, qua come va la situazione? Perché tu ad esempio non fai così? Ad esempio, secondo me se tu fai così, tagliamo completamente fuori tutte queste divisioni che ci sono qua. Continuiamo ad affondare. 300. Oh, ci sono dei fighter. Non abbiamo il controllo di quella zona lì. Qua quanti aerei ci può stare? 1600. Sposterei quelli che ci sono qua. Ok, poi ne farei degli altri. Fighter 1. Fighter 1 più potenti. Ok, quelli qua. Fighter 2. 100.
200, 300, 400, 500, 600, 800 e 900. Dovremmo essere a posto. 1200 aerei pronti qua a far casino. Mare della Cina, gli diamo ordini abbastanza banali. Ok, questi qua li mettiamo anche operazioni normali. Vorrei che fosse automatico, che non combattessero finché sono tutti distrutti, che combattessero fino a che possono. Ci sono dei fighter, perfetto, un po' di esperienza almeno. Questi stanno subendo attrito e non voglio. Perfetto. Mengoku è scapitolato. Non voglio che subiscano attrito. Venite fin lassù. Questo mischio dovrebbero essere tagliati completamente fuori. Almeno. Andiamo giù qua. Volevo cancellare completamente il fronte di questo signore e allungare il suo, che tanto non c'è bisogno di fare grosse pianificazioni. Centralized, vai, let's go. Abbiamo nuova tecnologia da ricercare. Cosa possiamo ricercare? Advanced artillery? Yes. Però ricercherei la rocket artillery, che mi è più... Oh, sbagliato slot. Che mi è più utile per le motorizzate. Noi qua stiamo affondando navi su navi. Sui cieli dominiamo i mari. Sui cieli dominiamo i mari. Wow, questa me la sono inventata bene, ragazzi. Ace promoted. Perfetto. Carrier focus. Naval doctrine. Carrier focus. Fighter focus. High experience più 25, vai, prendiamocela. Qua siamo pronti, possiamo lanciare l'invasione. Ok, De Gaulle, vieni qua. Ok, l'invasione is begun. De Gaulle, ti fermi qua. Cancelliamo anche questo, così che possiamo invadere tranquillamente un Giappone. Stiamo invadendo la Corea. Stiamo invadendo qualsiasi cosa a noi possibile. Perché non va? Yellow, ci mancano informazioni sul Mar Giallo, non ci credo. Ah, perché c'è quel pezzettino lì di... vabbè. No problem, adesso dovrebbero partire. Yes, sono partiti, vediamo se ce la facciamo. Se la fortuna è con noi. Oh, i nuovi aerei, perfetto. Questi sono ancora avanti nel tempo, quindi non ci interessano, mentre ci interessa molto factory output più alto, quindi aumentare ancora di più il factory output. Output, scusate. Qua vorrei proprio che non subissero attrito personalmente. Comunque avete l'ordine di andare fin laggiù, ma lasciandoli morire.
Questa è nostra o loro? Non so di chi sia, ma non mi piace. Oh, 88%. Eccellente, praticamente non hanno possibilità di resistere. Sesshiro Itakaki, Naruto Uzumaki, via dalle balle. Mentre continuiamo ad affondare i loro closer support, i loro antiaerei. Sperando ci sia un aeroporto qua. Abbiamo perso closer support, un light carrier. Non light carrier, scusate, un semplicissimo light cruiser. Advanced computing machine, perfetto. Inizierei a fare la decriptazione. Ah, stanno ponendo una resistenza, una strana resistenza comunque. Seul, la capitale della Corea del Sud, una volta unita sotto l'impero giapponese, crolla. Rimane Busan, Pyongyang è già caduta. E tutto quello che rimaneva dei giapponesi è un lontano ricordo. Attenzione, 87 qua, eh. Nuove fabbriche militari che sono abbastanza inutili, però mettiamole lì. Siamo praticamente, non possiamo assolutamente essere in guerra con gli Stati Uniti, perché solo il nostro petrolio va letteralmente a quel paese. Adesso il Giappone dovrebbe aver assaporato, esatto, prendendo lì la Corea che era il loro territorio natio, hanno assaporato per la prima volta il sapore della sconfitta. Mentre qua stiamo assaporando il sapore della sconfitta, ma non mi spiego sinceramente come. Rischiamo grosso qui, eh. Adesso stiamo di nuovo vincendo. È al limite della vincita questa battaglia. Ace Pilot. Che li facciamo ripartire immediatamente però. Non possiamo aggiungerci nessuno. Incredibile, due divisioni ci stanno creando tutto questo problema. Hanno dei forti lì probabilmente. No. Sì, c'era un forte costiero che non ci siamo accorti. Probabilmente non è stato il migliore obiettivo da attaccare. 91 per adesso, quindi sono arrivati i rinforzi. Una costosa invasione navale in termini di vite umane. Perché 24? Ah, 12, ok. Dicevo, come mai? Ok, qua cosa stiamo facendo? Stiamo guardando il mare. Abbiamo preso anche tutto il resto del Giappone. Qua sono completamente fuori supplies. Proviamo. Hanno parecchio. Ok, 94, dovrebbe essere tutto a posto adesso. Continuiamo a fargli joinare il piano appena. Perché non mi fa joinare questi? Non lo so, però vabbè. L'Unione Sovietica annette Tannu Tuva, va bene. Bisogno di gomma. Oh, ce l'abbiamo fatta, ok, perfetto. The goal! È il tuo turno. It's your turn! Cancelliamogli questa roba qua, così che non venga distratto da eventuali altre operazioni. The goal. Con estrema semplicità. Mentre i nostri marine provano già a fare una testa di ponte. Testa di cacchio, più che altro. Ok, qua stiamo dominando il nemico che è stato. Non se l'aspettava. Non te l'aspettavi! Guarda che faccia, non te l'aspettavi. Produciamo più caccia? Ma sì, i caccia fanno sempre bene. I caccia fanno sempre bene. Solo che stiamo consumando quantità di petrolio che è una balena in confronto.
Inutile stare a produrre altra roba, però mettiamo le nostre... Mettiamo i convogli. Non se l'aspettava proprio, perché... Primo aeroporto che troviamo gli mettiamo... 270 intanto, ma continuate a combattere, bene, bene, bene. Bene. Qua c'è un aeroporto, vediamo 600 aeroplani ci stanno. I nostri marini stanno prendendo una testa di ponte, una testa di cacchio oserei dire. Ace pilot promoted, no, vai a cagare, andate tutti quanti a cagare. Kogoshima, Natsushima, Stronzo Shima, via, abbiamo preso... No, 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 dove andate? Cercate di prendere perfetto, altre teste di cacchio. Ok, De Gaulle. De Gaulle che non è ancora arrivato, deve ancora giungere. Cerchiamo di prendere più territorio possibile di Hiroshima. Qua voglio 600 aerei. Cosa buona di farli da 100 è che 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua e vi mettete in the home island. A far casino. Kogoshi, mi interesserebbe Osaka, grazie. I nostri marini hanno preso praticamente mezzo Giappone da solo. Eccezionale veramente. E Hiroshima c'è un po' di bordello a quanto pare, ma noi... Cerchiamo di intrappolare più... Ok, questi qua sono stati intrappolati. Madonna! De Gaulle, proprio cattivissimo me, De Gaulle. De Gaulle deve assolutamente poi prendermi qua. Veloci, rapidi, rapidi, rapidi. Comunque, direi che per questo episodio è tutto. Praticamente abbiamo annientato il Giappone. E non sto scherzando. Diamo l'ordine a lui di prendere quei territori. Qua sono tutti già morti, stramorti, stramorti, ok. Direi che per questo episodio è tutto, un saluto alla prossima con la caduta del Giappone, ciao ciao!